Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati. Oggi ragazzi, video un po' particolare perché? Perché ragazzi, oggi avrò a che fare con un'agenzia di moda, scouting, attore, ste robe qua, comunque. E quindi c'ho questo appuntamento alle 3, ora sono le 1:30, e quindi mi sto preparando e questo video lo faccio perché mi sono informato su questa agenzia e ci sono alcune recensioni positive, altre negative. Alcuni dicono mi hanno fatto pagare per un book fotografico, altri dicono mi hanno fatto un book fotografico ma non mi hanno fatto pagare, alcuni dicono non ho mai lavorato, altri dicono ho lavorato, quindi è un po' fumosa la cosa, non sono molto su una linea le recensioni, quindi sono un po' quella, e quindi ho detto vabbè, perché non faccio un video, dato che i video li faccio su qualsiasi minchiata della mia vita, quindi lo faccio anche su questo, perché magari c'è qualcuno che avrà a che fare, perché ho letto che qualcuno ha avuto a che fare però poi non hanno più detto niente, e quindi andrò a vedere. E ha una sede sia a Roma che a Milano, io andrò a quella di Roma perché sto a Roma, e quindi andrò a vedere, non so se potrò fare qualche foto, qualche video, questo non lo so, però nel caso potrò farle, le vedrete qua. E ora mi finisco di preparare e andremo a vedere com'è, se è un'agenzia dove chiede soldi, non li chiede, ti fa lavorare, non lo so, andremo tutto a vedere, e soprattutto darò molto retta al mio sesto senso, perché ho delle percezioni quando riesco a captare anche dagli sguardi un po' se mi stanno un po' a frega, e quindi andrò molto a distinto soprattutto a quello che mi diranno. Finora all'appuntamento che mi è stato fissato non mi è stato dato nessun tipo di cenno se c'era da pagare qualcosa, quindi a parte che con soldi non ce n'ho, quindi purché mi devono chiedere qualcosa io soldi non ce ne stanno, e quindi per ora non mi hanno fatto nessun cenno di pagamento. Ora andremo al colloquio, mi hanno detto di portare 3 outfit, uno elegante, uno casual e uno a mio piacere, uno che più mi rappresenta, quindi va bene, ho portato un piccolo trolley con vari cambi e staremo a vedere se servirà qualcosa. Ora non lo so, ve lo dirò tra poco. Mi raccomando però raga, almeno stavolta iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fate tutte le cose che dovete fare sempre. Dai, che io finisco di prepararmi, mi vado un po' a ingellare i capelli, metto un po' di coso in faccia, tipo come che si chiama quello, fondotinta, non lo so, ma mi preparo tutto di bello punto, mi preparo e poi staremo a vedere cosa mi diranno. E quindi ragazzi, sono arrivato tutto in tutto punto, mi sono sistemato, mi sono gelato tutto, sono arrivato qua, e dove stanno loro e dove farò tra poco questo provino, questa audizione. Ora vi dirò tutto quanto, come ho detto non so se riuscirò a fare qualche video ma ci proverò. Facciamo pagare a voi perché pagare a tutti. Tanto il quanto aperto ha preso un dominio che stava sui 200-300 euro, no? Se volete un po', abbiamo 21.000 iscritti. Quindi a chi non facciamo pagare il dominio? A chi è già un professionista o chi già mi viene da un'accademia di danza, un conservatorio di musica e di canto, e io diciamo da quelle persone, Rudy, da lì a poco so di riprendermi il 30%. Quindi a te ti ho fatto comunque un buonissimo, poi ti dico dove ti voglio catapultare, perché io non ti sto parlando di soldi, però non ti ho detto dove ti voglio catapultare. Allora, quindi come abbiamo detto prima, con i 10 scatti, no, un anno d'agenzia costava 1.400, quindi se fai 1.400 meno il 75% sono 350 euro, più IVA perché la diamo allo Stato, esce la fattura di 427 euro, diviso 12, che sono i mesi che stai con, sono 35,58, quello un po' più grande dei 15 scatti 45, dei 20 scatti 55. Questo lo sappiamo. E a cosa serve il basic? Il basic serve per avere una visibilità, la finestra sul mondo. Io ho letto che sei disoccupato, però io ti voglio
far vedere lo stesso un programma eccezionale dell'agenzia. Perché questi costi non li paghi perché sono già compresi da quell'altra parte e soprattutto qui ti prendi la visibilità, ma là ti prendi visibilità più competenza. Cosa succede? Con questi piccoli lavoretti che tu hai fatto io posso permettermi di farti un portfolio dove c'è una bella scritta, dove c'è scritto emergente con competenze. Quindi a questa età l'agenzia deve farti fare solo che questo passo, non lo so in quanto tempo, 2 mesi, 3 mesi, 1 anno, 2 anni, non lo so, ma quello che noi dobbiamo fare per te è quello. Una semplice visibilità ti ha ridotto tantissimo, per carità, può darsi che c'hai 3 chiamate in 2 mesi, però ti resta ristretto molto il campo. Io però voglio proprio aprire il campo, ma nonostante io posso mettere dei soldi su di te perché l'azienda me lo consente, un pochino ciò che mettere tu. Quindi ti dirai, mo questa che spara, non sparo niente. Ti dico quello che secondo me è la tua strada. La tua strada è sì in basic, che ti è compreso anche qui, ma una formazione che anche se è un workshop intensivo di una giornata, perché io non ti posso fare un'accademia a 37 anni, no? Da lunedì al venerdì va dai 10 a 12 mila euro. Vedi tu, se la vuoi fare, io sono a disposizione. Ti posso consigliare sicuramente una compagnia teatrale gratuita dove tu vai ad allenare ciò che noi ti andiamo a preparare, perché ci sono in questo punto, non andiamo per forza a parlare. E quindi sì, però adesso nel breve per catapultarti, specialmente adesso in primavera che ci sono tanti casting aperti ma remunerativi, presentarti per comparsa semplice, sì lo posso fare, ti prendo, lo passi su un marciapiede, su una piazza, ma mi penso non sia questo il tuo obiettivo neanche di me, perché su 100 euro mi prendo 30 euro, su 100 euro non ci fa prendere neanche il 30%, non ci sono i tuoi. Però è riduttivo, quindi io ti dico questo, c'è questo corso di formazione di 8 ore, dove la social media nostra corso ti chiamerà, ed è una domenica. Cos'è questo corso? È molto molto bello, più che altro ti serve a livello proprio per lavorare. Allora, cosa si fa? Vabbè, le prime ore si fa anche un po' di portamento, perché comunque la camminata è importante. 2 ore farai la posa fotografica, che non è solo servita per i cataloghi, perché la posa fotografica muta, è una fotografia, come posso dire, un'arte scenica muta. Ci sarà anche un regista, oltre alla make-up artist, che ti farà un trucco scenico, che ti farà delle riprese audio-video, perché bisogna vedere la tua parte scenica migliore, che sicuramente la sai un po' più. Poi te la fa vedere anche dall'altra parte, e tu vedrai la differenza tra i movimenti, la posa fotografica. Poi 2 ore da solo, devi tirarti fuori il tuo metodo interpretativo, ne sono 3, non so se tra l'altro sì. L'hai studiato. Improvvisazione, Messiaen e Stanislavski. L'improvvisazione è quello che tu leggi il problema di un ragazzo cattivo e sei subito cattivo, quello su Dofi, Poi c'è il mestiere dove tu metti seduto nudi e di nudi utilizzi il corpo e la voce, ma le emozioni sono del personaggio che leggi. Poi c'è lo Stanislavski, che è quello che usi, non solo nudi, corpo e voce, ma proprio le emozioni che nudi userebbe per questo personaggio cattivo o per un personaggio simpatico. Difficile Stanislavski, però se ci entri è il più bello, perché con le tue emozioni interpreti altri ruoli. Io lo so per capire, è bello. Quindi per dirti 2 ore one to one per capire chi sei e cosa. Pomeriggio sono rimaste 4 ore, calcola che la domenica siete 4-5 ragazzi, non di più, perché altrimenti non si potrebbe fare tutto il processo che dobbiamo fare. Pomeriggio vi mette sui tappetini, fate la recitazione cinematografica con il metodo interpretativo a ritmo, perché tu mica sei da solo quando stai recitando, cioè l'altra persona, ok? Poi vi fa la lettura del copione, una prima pagina con la matita, la dizione, sono tutti metodi che tu devi portare a casa, perché questa è una giornata, no? Un'infarinatura, ma tu a casa se leggi un libro
a voce alta con la matita o non per sciogliere la lingua, e comunque la devi interpretare anche il personaggio di quel libro, ma lo fai con un metodo che tu già sai qual è. È molto bello, ma questo nella vita di sé, sì. Non lasciamo stare i tempi, lasciamo stare quanto lavorerai tra fiction e quant'altro, ma è proprio una cosa che ti serve a te, ok? Poi ripeto, troverai una compagnia teatrale gratuita e potrai continuare con loro, no? Pomeriggio 18:30 finite, vi sarà dato l'attestato di partecipazione alla recitazione, fuoco, modo e portamento, che comunque non fa male. Quanto costa il fuoco caldo? Quanto mi trovo? Quello che ho fatto prima, quello che ho fatto prima lo rifaccio adesso, il 75, va bene? Poi per carità deciderai tu, io penso che questa sia la strada per te. Ti do in quella giornata portamento, cosa fotografica, training emotivo, recitazione cinematografica, improvvisazione. E tutto quello che ti ho detto prima, lo shooting fotografico durante l'anno ogni qualvolta lo vuoi rifare. L'applicazione di casting, provini, audizioni, concorsi pubblici. Tu che ti comporterai bene. E questo è il corso. 4 e 4. Ma io ti faccio lo stesso sconto di prima. Perché è giusto. Quindi sono 1100, compreso la visibilità di 3,50, quindi il corso lo stai a pagare 7,5. Allora, 1100 per 1,22 che è l'IVA, esce la fattura come corsi di accademia. Diviso 12, che sono i mesi che sei qui con noi, si può pagare anche gratuitamente, abbiamo noi un piano gratuito, no? 111,83, oppure dare 100 euro d'acconto e pagare una rata di 90-95, insomma, pagamento si può fare come uno vuole. Questo però per dirti, prendendo il programma Elite, che è il programma più importante dell'agenzia, tu da noi potrai essere catapultato, è vero in meno settori, ma in modo più remunerativo. Cioè, emergente sì, sta emergendo, ma con competenze, cioè che l'ha istruito, che comunque gli ha dato un attestato di partecipazione a un suo corso. Quello che viene a fare a te è un workshop intensivo. Ok? Io te lo consiglio per avere la maggior sì visibilità, e ce l'hai anche col Basic, ma visibilità a livelli più alti. Nel portfolio noi non scriveremo soltanto comparsa semplice, comparsa composta, figurante speciale, co-protagonista, attore principale. Non sono attore principale, fermo, ma se tu rubi, sai leggere il copione di un ragazzo Paolo, un ragazzo disagiato, un ragazzo incattivito della vita, un ragazzo rabbioso, e lo sai leggere, per me va bene, perché poi sarà il regista a veicolarti su come fare. Ma se lui non ti può prendere in considerazione perché sei un foglio bianco, non ti prenderà mai in considerazione. Questa è la verità. Funziona così. Funziona così, punti, non ti voglio illudere. Funziona così. Quindi io per me non ti faccio pagare una agenzia, ti faccio il 75% e ti faccio pagare solo il dominio royalty, se vuoi entrare con visibilità. Ma la stessa 75% te lo faccio anche su Netflix. Ma dandoti una giornata, un regista e una makeup artist che ti faranno capire qual è la tua parte scenografica migliore, dovrebbe essere passato il corso qui, non so se adesso lo avete visto, quello che facciamo in quella giornata. Che vi rimanderà tutto il materiale, le riprese, audio, video, le foto sull'email. Quel materiale sì servirà a te, Rudy, per i casting pubblici, ma servirà più a noi per i casting interni. Il casting interno, Rudy, è un casting dove tu non ti devi neanche presentare. Cioè noi facciamo una scrematura. Quando ti chiama la social media manager è perché tu servi, sei tu che servi a quel regista, a quella produzione. Se mi dici di no, che può succedere? Che ne so, sposa una sorella, sono in vacanza a Los Angeles, la social media deve riprendere una persona più o meno con le tue stesse confacenze, perché il regista quello voleva. Quindi non è vero che ci prendiamo il 30%, ma dietro c'è un lavoro importante. Ok? Io credo che ti ho presentato tutta l'agenzia, questo è. Ci sono altre cose, ma a te non mi interessano più. Quello che mi interessa a me, a te, è la visibilità, perché a 37 anni te la devo dare per forza. E se mi scegli la visibilità più con competenze, io sono più contento. E so che ti presento in un'altra maniera. Però togliere il 30% c'è sempre una percentuale che va diretto al casting che ti ha fatto entrare. Certo.
Non è. Questa agenzia funziona così, funziona bene. Adesso dobbiamo farlo veloce, capito? Per presentarlo, lo dobbiamo fare veloce, perché poi i casting adesso in primavera sono tanti. Anche se la produzione o la fiction o il cinema inizierà tra due mesi o in estate o in altri posti d'Italia, però Rudy, il casting che significa? Che chiudono, cioè chiudono con tutti i componenti che la produzione cercava, che il regista cercava. No, chiuderti in quel cerchio è fondamentale. Poi che tu la ripresa la vai a fare a giugno, la vai a fare a Spoleto, la vai a fare a Matera, ormai lo sai, è tutto programmato. Ma se noi non ti catapultiamo adesso nella chiusura dei casting, passa l'altro treno, passa del tempo. Io penso che questa è la strada che più ti posso consigliare. Io lo faccio con foga perché mi piace il mio lavoro. Certo. Perché poi quando vengono pubblicati sulle riviste, oppure su le testate web, fashion, libero, mi piace vederti. È come vedere un figlio che cammina per la prima volta, capito? Allora, eccomi qua, sono arrivato, sono tornato a casa e quindi vi parlerò meglio di questa mia esperienza. Come avete sentito poco fa, ho fatto un piccolo estratto dell'incontro che ho avuto con questa agenzia di moda, comunque con questa agenzia di moda, diciamo, dove loro dicono che trattavano modelli per fare foto, passerelle, oppure la cosa che interessava più a me era come la TV e la pubblicità, spot pubblicitari. E quindi questo è, quindi ho detto io tramite quello che ho fatto anche il canale, vabbè, io sono più interessato alla sezione TV, spot pubblicitari, roba del genere, va bene. E quindi loro hanno detto va bene, però bisogna fare questo corso. Come adesso, se avete sentito, ho messo qualche beep perché ho dovuto meglio oscurare i nomi e modificare un po' la voce. E quindi come avete sentito poco fa, hanno detto bisogna fare questo corso di un giorno. Io già da corso ho detto vabbè, un corso c'è da fare, sarà qualche mese, sarà qualche un giorno di 8 ore, vabbè, un giorno di 8 ore. E quindi però è da pagare tot, avete sentito i prezzi, quindi credo che li avete sentiti, credo. E c'è da pagare questo, quindi questo più questo, insomma, mi ha fatto uno sconto. Ora non so se è una questione, una cosa di marketing, quindi sai, dare il prezzo gigante, il prezzo medio e il prezzo basso, dici il prezzo medio è quello che più viene attirato, diciamo, so che è una regola del marketing, una strategia di marketing, fare questa cosa del prezzo gigante, il prezzo super riabbassato. Può essere, però vabbè, comunque c'è da pagare questo tot al mese per 12 mesi e poi stai dentro questa agenzia, e però tramite quest'app ti devi trovare tu i vari provini da fare, e quindi questo è. E ora non so, perché non è che sono un grandissimo esperto di queste agenzie, ma non lo so, ragazzi, se qualcuno più esperto, ovviamente io metto le mani avanti, perché può anche essere che sia davvero così, e quindi a posto, quindi amici come prima. Però io da inesperto non conosco la situazione come dovrebbe essere di regola, quindi io questo è quanto, e questa è la mia esperienza personale, perché come avete sentito, non so se l'ha detto, se eri una persona già professionista, già con un background, diciamo, alle spalle, non faceva pagare niente, entravi direttamente e là ok, ci sta. Dice, però siccome tu non sei un professionista, sei emergente, magari per avere delle qualità devi fare questo percorso di corso, e ovviamente pagare all'inizio una piccola cifra, così io sono sicura che poi comunque con i prossimi lavori ritorno, perché giustamente il lavoro va pagato, è giusto che comunque va pagato. Una persona fa un certo tipo di lavoro e deve essere pagata, e io qua non dico assolutamente niente, alzo le mani, è giusto che sia così, per carità, non è che le cose vanno fatte gratis, quindi assolutamente.
quindi però la mia esperienza è questa, quindi se qualcuno magari ha avuto anche esperienze positive, me lo auguro per voi, oppure negative, mi dispiace per chi è stato, o simile alla mia, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, ragazzi, va bene? Quindi ho messo qualche bip, ho dovuto oscurare qualche parte perché non vorrei trovarmi in cose strane, e quindi se ve lo state chiedendo, non ho continuato questa situazione con questa agenzia perché sono povero come la merda, e quindi va bene così, quindi vabbè, sarà per la prossima. Va bene, ragazzi, quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questa mia esperienza. Quindi ci vediamo, ragazzi, al prossimo video reaction con alcuni cosplayer, interviste. Non vi dico niente, fammi sta zitto, sciacari!